A loro è mio intendimento unire tutti i morti per mano assassina, i cui nomi, più noti o meno noti, ci auguriamo che siano scritti, come dice l'Apocalisse, nel libro della vita. Stiamo per benedire una croce, a ricordo di tutti quanti, riassunti in Falcone Borsellino, incisi i loro nomi nei bracci della croce, e ricordarli tutti quanti al Signore. È anzitutto una croce, segno di redenzione e di riscatto, promesse di un futuro di gloria e di resurrezione. Prima il sindaco ha deposto una corona di fiori sul cippo dedicato ai due magistrati uccisi e dalle loro scorte nel piazzale antistante la chiesa Sant'Atanasio. Subito dopo, un nutrito gruppo di persone che hanno preso parte alla manifestazione si è trasferito in piazza Padre Pio, dove si è pregato per questi morti. E proprio da piazza Padre Pio è partita una fiaccolata che ha percorso alcune vie del paese per portarsi fin sulla litoranea. E qui ha avuto luogo la parte più suggestiva della manifestazione. Dopo un discorso pronunciato da parte di padre Passamonte, il quale ha voluto sottolineare che intento della manifestazione era quello di unire nella preghiera tutti i morti per mano assassina, il gruppo di sub della Blue Immersion ha deposto sul fondo del mare le croci con i nomi dei due magistrati. Le croci sono state ancorate a circa 4 metri di profondità e per compiere l'intera operazione ci sono voluti ben 9 sub. Dopo aver assicurato al fondo marino questi simboli di redenzione e riscatto, così come padre Passamonte li ha definiti, i sub hanno baciato la croce e sono riemersi dal fondo del mare tra gli applausi di quanti sono rimasti in silenzio ad osservare. È la prima volta che si organizza una manifestazione così suggestiva per ricordare quanti si sono impegnati fino al sacrificio estremo, ha detto Agnese Borsellino, la moglie del magistrato ucciso in via D'Amelio, che ha presenziato insieme a padre Bucaro all'intera manifestazione. Questo nostro modo di onorare la memoria dei due magistrati e di quanti con loro hanno perso la vita sarà un prezioso ricordo per gli abitanti di Ficarazzi, ha detto il primo cittadino Pino Macchiarella, ed ha concluso augurandosi che i giovani possano trovarsi a vivere in una società finalmente libera dalla mafia.